Cicca. Allora, come Vada seduti sul divano, televisione di fronte, telefono in mano, piatti da lavare. Cazzo dobbiamo fare? No, Senti, ma parliamo di cose del passato. Raccontami di quella volta che Panissa ha vinto a Monte Carlo. beh, fu una gara eliminazione quella, un colpo di culo dalla Madonna. Io avevo una maglietta che la Galloise all'epoca nelle spiagge regalava e c'era scritto solo i grandi lo possono vincere, ovviamente riferito alla macchina di Panisca che era sponsorizzata Galloise, e B, che era ancora una Ligier, non era una Prost, ed era motorizzata Honda tra l'altro, se non ricordo male, vero? Sì, aveva il motore Honda. Però la cosa, Mugen più che Honda, però la cosa appunto divertente è che sì, solo i grandi lo possono vincere, Panisca tra l'altro quell'anno andava anche fortissimo, però lo vinse un po' di culo, diciamo, cioè Arrivarono in sette, cazzo. Cos'era? 96, mi 6, pare, giusto? 96, 96. Sì, che tra l'altro era la grande occasione di Jean-Alesi, ma andò a tronare anche quella volta lì, cazzo. Infatti è quella la cosa incredibile di Alesi, no? Che ne parlavamo l'altro giorno, che è stato un pilota dotato di una sensibilità incredibile, però alla fine della fiera concretizzò sempre molto poco, poi anche magari in certe situazioni, un po' per sfortuna, un po' perché magari in certe occasioni magari si era fatto un po' prendere la mano e Ma insomma. guarda, la definizione me la diede Villa del Prat, che era il suo team Sì, manager, sì. quello che in Argentina saltò sul muretto dei box col cartello e poi litigò perché quando Alesi rimase senza benzina, Jean disse: cazzo, perché non mi avete avvisato? E si vede Villa del Prat col cartello sul muretto dei box che gli faceva segno pit, 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 e lui non l'aveva rispettato, no? E allora praticamente mi fa Villa del Prat, fa il gran pilota, è uno che quando è quinto fa di tutto per diventare quarto, uno che quando è quarto fa di tutto per diventare terzo, uno che quando è terzo fa di tutto per diventare secondo, uno che quando è secondo fa di tutto per diventare primo e quando è primo non sa che cazzo fare e cerca di tornare secondo o terzo, almeno ha qualcosa da fare. È vero, è così. Povero, mi spiace perché poi alla fine è veramente un gran pilota, insomma, mi è sempre piaciuto molto e ci ha sempre Però scaldato il cuore, però è vero che si inventava di tutto pur di non vincere, questa è la cosa che. sì, ma infatti, e poi quando arriva primo, ecco, fa di tutto perché non sa che cazzo fare, allora torna indietro perché mi viene meglio secondo o terzo. Senti, ma Olivier Panis comunque di fatto vinse quel Gran Premio, tra l'altro fu l'unico Gran Premio che vinse in carriera, però era un pilota che andava, non era uno fermo. No, 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 era un gran bel pilota, cioè era uno che camminava, solo che anche lui, il Ebbe. casino grosso è stato quell'incidente in Canada che gli ha Bravo, fratturato l'anno le gambe, l'ammazza. successivo, che tra l'altro andava Esatto. forte, quella lì era già Prost, se non ricordo Sì, era già male. Prost, era sempre con la lunga mano di Brigatore sotto, e Però quindi. quell'incidente a Montreal gli troncò la carriera fondamentalmente, perché Gli ha truccato le gambe. gli si ruppe qualcosa dentro. Sospensione posteriore, andò a sbattere di muso contro le barriere, gambe Sì, rotte, ma no, ma dico, gli quindi si ruppe qualcosa a livello di testa proprio, non andò sì, beh, è chiaro. più come andava, perse quel decimino che poi lo stava rendendo invece un pilota molto efficace, era molto veloce in qualifica, era molto consistente in gara, insomma era una bella combinazione tra una macchina che poteva essere considerata, che ne so, una Toro Rosso di oggi, per intenderci, che adesso si chiama Alfa Tauri, direi una Toro Rosso con comunque un buon pilota su, quindi una Sì, ma tra l'altro situazione. la cosa divertente è che poi quell'anno lì furono sponsorizzati da Canal Plus Sì, è vero. e poi praticamente, visto come andavano le cose, mi fa il faut changer le nom e io gli faccio pourquoi on s'appelle Canal Plus. Sì, vabbè, meglio che non la traduciamo. È bella però, devo dire. Sì, Molto. perché andavano talmente male, per cui. È vero, è vero. Vabbè, ma del resto poi comunque con la fuoriuscita di Panis dalla line-up dei piloti, poi il team comunque andò un po' a perdere. Se non ricordo male c'era Trulli anche, che Sì, correva. Trulli che tra l'altro stava per vincere un incredibile Gran Premio d'Austria, Ma anche Trulli era, lì. sai che non me lo ricordo, Trulli era compagno di squadra di Panis all'epoca o No, era entrò, Minardi. dopo No, Panis? era in Minardi e praticamente, siccome la gestione era ancora quella di Flavio Briatore nei piloti, roba del genere, a metà stagione fece lo switch e fu passato alla Prost per
così per sostituire Panis. Hai E tra fatto. l'altro in Austria a momenti ti vince il Gran Premio perché Jarno era stato bravissimo, solo che c'è stato un cedimento lì di un problema al Nürburgring. Tra l'altro al Nürburgring Trulli andava sempre molto forte perché aveva vinto in tutte le categorie. Al Nürburgring ottenne il primo podio, fu un po' la rivelazione di un pilota giovane italiano che aveva le idee. Chiaro. Tra l'altro Trulli, quando era in Minardi, mi ricordo che eravamo in Canada, proprio in quel Gran Premio che si fece male Panis, era lì che stavamo guardando un pochino la Minardi e lui era lì che stava discutendo per quanto riguardava le sospensioni, le geometrie, il braccetto, e quindi discuteva con i tecnici perché secondo lui bisognava modificare l'angolo di sterzo, modificare l'attacco della sospensione, cioè un pilota molto tecnico che sapeva dove mettere le mani anche sulla macchina, sulla Arrivava meccanica. dal kart in modo molto pesante, cioè era un kartista super, Jarno Trulli, non era uno di quelli che si è inventato per caso, era un pilota che è arrivato in Formula 1 No, no, ma perché... sai perché? Perché col padre Enzo, detto la Volpe, di fatto dovevano fare tutto quanto loro, quindi Certo. aveva imparato i rudimenti della messa a punto del kart, modificare gli assetti, allargare, stringere convergenze, modificare il camber, quindi era uno che dal punto di vista tecnico aveva le idee ben precise su quello che serviva su un mezzo a quattro ruote. Poi arrivato in Formula 1 aveva trasferito anche queste sue impressioni, quindi era uno che aveva un feedback molto preciso con i tecnici, anzi forse diciamo nella Formula 1 un po' che è già moderna da questo punto di vista, il problema era che era tutto nelle mani dei tecnici, degli aerodinamici, per cui avere il pilota che ti dava indicazioni, che metteva sopra le mani, perché lui lavorava proprio sulla meccanica, perché ti Certo. ripeto, lì lo vedevo che stava smontando, sistemava, aveva spostato praticamente un po' il bulloncino perché doveva modificare un po' la convergenza, cose di questo tipo, e cominciava ad essere un pochino invadente sotto certi aspetti perché era il tecnico, l'aerodinamico, quello che ti dava da guidare e tu guidi. Al contrario di quello che per esempio succedeva con Schumacher, che lui è arrivato in Ferrari, era molto a digiuno di conoscenze Sì. tecniche. Infatti lui ha costruito un ottimo rapporto con Badoer, che era collaudatore, con Larini, proprio perché da questi qui imparava, apprendeva, cercava di saperne di più. Però Schumacher era arrivato in Ferrari con due titoli mondiali, quindi era un Certo. pilota che qualsiasi cosa gli davi da guidare lui te la portava al limite. Mentre invece la conoscenza proprio di che cosa fare sulla macchina, nonostante i titoli mondiali, non l'aveva, anche se arrivava un po' da una formazione più o meno simile a quella dei vari Trulli, perché anche lui col kart non aveva soldi, era uno che ha dovuto improvvisare. Insomma, c'è stata un po' un'evoluzione in una Formula 1 dove il pilota non è che, cioè, dovevi guidare al massimo quello che praticamente decideva il Sì. Sì. tecnico. E tra l'altro devi sapere che lui fu l'origine del litigio e della fuoriuscita di John Barnard dalla Dalla Ferrari. Ferrari. Adesso cambiamo un attimino il coso. Eravamo a Estoril e praticamente lui stava prendendo conoscenza, stava prendendo contatto con la Ferrari, no? E all'epoca il capo macchina, l'ingegnere di pista, era Luigi Mazzola. Nel momento in cui scendevano in pista, Barnard, che era un po' un dittatore, aveva dato tutte le indicazioni su come doveva essere l'assetto della macchina, carico aerodinamico, convergenza, Sì. camber, rapporti, roba di questo tipo. E Schumacher niente, non si trovava, non riusciva Non riusciva a assolutamente guidare. a non riusciva a guidarla, no? E allora con Mazzola cominciò a chiedere di fare un po' di modifiche, roba di questo genere, e a un certo punto fece le modifiche e cominciò ad andare molto forte e infatti i risultati andavano. Allora a quel punto arrivò John Barnard dall'Inghilterra che volle vedere i tabulati e nel momento in cui scoprì che tutte le regolazioni che aveva fatto lui erano state cambiate, modificate, si imbestia lì e praticamente andò via. E chiamò direttamente Jean Todt, tirando fuori tutta sta roba. E Todt, incazzatissimo, chiamò Mazzola in pista a Estoril e gli disse: cosa avete combinato? Che cosa sta Che mi avete succedendo? fatto arrabbiare il Barnard. Avete fatto arrabbiare il Barnard? E a questo punto praticamente Mazzola disse: guardi, signor Todt, abbiamo fatto questo, abbiamo modificato questo perché Michael ha chiesto queste cose qui. E fa: passami Michael. E Michael gli spiegò, dice: sì, perché modificando qui abbiamo fatto là, e quindi la macchina sta reagendo, sta andando molto bene.
A questo punto Todd richiamò John Barnard e gli disse: allora, se vuoi far parte di questa squadra devi fare il lavoro di gruppo, in caso contrario la porta è quella. E quindi John Barnard fu accompagnato alla porta e questo è stato l'episodio che di fatto aveva scombussolato il tutto. Tra l'altro all'epoca io ero l'inviato di Rombo, raccontai questo episodio e come al solito dalla Ferrari arrivarono tutte quante le Giustamente. smentite. E noi siamo andati avanti sempre per la nostra strada, nella serie è così, oppure Todd la smette di scrivere ai cassati Chicharron perché mi diceva sempre Sì. così, no? Beh, devo dirti che l'anno scorso Ripetimi andò, cos'è, com'è che te lo diceva? Scusami, che bella questa. faceva Chicharron la smette di scrivere ai cazzate, e io, al che la mia risposta era: certo, signor Todd, appena lei finisce di farle. E quindi ti lasci immaginare un pochino che tipo di rapporto si era creato con Jean Todt all'epoca, no? Anche perché io sapevo che avevo le mie fonti. Beh, devo dirti che a distanza di tempo, novembre del 2019, siamo a cena in un Ferrari Club insieme a Luigi Mazzola, l'ingegner Mazzola, che eravamo lì per un seminario con i ragazzi di questo Ferrari Club Abano Terme. E a un certo punto gli faccio al Mazzola, dico: ascolta Gigi, ma adesso toglimi la curiosità, ma quando io scrivevo, perché? Al che mi fa: guarda, devo dirti una cosa, ci avevi perfettamente ragione, ma io all'epoca l'avrei negato fino alla Eh beh, morte, però certo. quando prendevamo il giornale eravamo là che ridevamo come matti, perché Todd diceva: chi è che ha parlato? Chi è stato? Qui non deve uscire niente da questa squadra. E tutti dicevano no, per cui ci guardavamo in faccia a cercare di capire chi era quello che aveva parlato, aveva tirato fuori la storia. Che è meglio che non lo diciamo, ma insomma era sicuramente uno dentro molto la Ferrari, insomma, dai. Ah, guarda, c'è stato un altro episodio che non so se posso raccontare perché bisognerebbe fare dei nomi, però per farti capire che cosa succede. Non so se la cosa è fattiva. Vabbè, ma Boh. tanto siamo in vena di ricordi. Praticamente noi tutti i martedì mattina era la corsa, noi di Rombo, naturalmente la prima cosa che facevamo era quella di leggere Autosprint, che era il settimanale concorrente, Sì, no? che E usciva il Autosprint martedì. naturalmente... Usciva Esatto, e a Bologna usciva martedì, anzi il lunedì sera Sì. Autosprint. Però noi martedì mattina, riunione di redazione, la prima cosa che facevamo, guardavamo Autosprint, come quelli di Autosprint guardavano Rombo, perché era normale, no? Certo. All'epoca non c'erano tanti social, bisognava un po' andare con la di carta. E noi puntualmente il martedì mattina da Autosprint beccavamo sempre un buco per quanto riguardava le notizie dalla Ferrari. Ok. Ma il problema grosso è che, a parte quelli di Autosprint che erano bravi, che avevano la loro fonte, è che non solo noi di Rombo, ma pure la Gazzetta e Tutto Sport pigliavano regolarmente questi buchi. Allora, siccome c'era il numero uno della Gazzetta, che tra l'altro è il grandissimo Pino Allievi, la cosa da giornalista, insomma, ti stimola della serie, ma come mai succede una roba? Io non l'ho saputa, no? Quindi ho preso il Certo. buco. E allora abbiamo cominciato a fare un po' un lavoro di gruppo per riuscire a capire qual era. Abbiamo individuato la fonte all'interno della Ferrari. Allora a questo punto il mio direttore dell'epoca, Franco Panariti, con altri colleghi e tutto il resto, insomma, decidiamo di fare fronte comune per riuscire a mettere le mani su queste scoop e notizie, anche perché all'epoca Ferrari, tra le prove a Fiorano, le prove al Mugello, le prove da altre parti, l'arrivo di Schumacher, era una fucina di Certo, informazioni, di notizie, di ti novità. Era faceva la fare Formula 1. pagine su pagine se volevi, Sì, certo. era una Formula 1 molto più dinamica rispetto a quella attuale. Solo che il mio direttore dell'epoca, incavolato tramite l'addetto stampa dell'epoca, Giancarlo Bacini, ex giornalista del Messaggero, che era Sì. ancora lì nella fase di transizione prima che arrivasse Claudio Berro per sostituirlo, chiese ed ottenne un incontro con Jean Todt. E mi ricordo che quando arrivò davanti a Jean Todt con Bacini, gli disse: signor Todt, qui la cosa non funziona. E gli fece un gesto eloquente con la mano ad indicare soldi, e mi fermo qui. E a un certo punto Todd disse: come, lei vuole essere pagato? E il mio direttore disse: no, assolutamente. E gli fece il nome della spia. Ok. Todd disse: no, non è possibile. E io sono adesso, io lo chiamo e le faccio vedere, perché io le faccio una denuncia per diffamazione, perché lei non può diffamare personale della Ferrari. Giancarlo Baccini, addetto stampa della Ferrari, che diceva: oddio, Afra, ma che stai a combinare? Afra, lassa fa, lassa verde che c'è, perché era ancora una Formula 1 ruspante. Certo. A un certo punto entra il tecnico indicato e Jean Todt gli fa:
C'è qui il signore direttore di Rombo che dice che lei dà tutte le notizie ad Autosprint. Lei adesso lo smentisce che noi facciamo la denuncia. E che questo riguarda fa. Ma veramente, signor Todde, io ho eseguito gli ordini del presidente Montezemolo che mi ha detto domenica sera di fare il punto con i ragazzi di Autosprint. Che Todde rimase impietrito, disse: Come lei? Sì. Che il mio direttore disse: Hai capito, signor Todd? Mo voglio la par condicio, voglio pure io la telefonata la domenica Fantastica questa. sera. Per cui Todd disse: Faccia una cosa, lei non dice più niente, se ne sta zitto, la smette per favore di raccontare queste cose e adesso parlo io col presidente Montezemolo. Risultato, da quel momento in Fantastica. poi siamo andati avanti un po' così, per cui cioè, sono di quegli episodi che poi a raccontarli oggi viene da ridere, però all'epoca vendicavano un pochino il tutto. Questo per dire che non è tanto l'uscita dalla notizia, ma anche come si forma, cioè arrivare all'origine della notizia, non Certo. tanto il fatto, ma capire anche come si diffonde, da dove parte, quale può essere l'origine. Certo. E devo dire che da quel momento in poi siamo andati un pochino tutti quanti in ordine sparso e poi è continuata sempre la battaglia, una battaglia che all'epoca, devo dire, aveva fatto bene al giornalismo perché tra Rombo, Autosprint, Gazzetta, Tuttosport, gli italiani a livello internazionale erano decisamente molto più avanti rispetto ai colleghi stranieri, molto più per esempio degli inglesi che erano più celebrati, ma in realtà avevano soltanto un paio ad Autosport e qualcuno che lavorava sul Times e poi i due francesi Johnny Rive per l'Équipe e Patrick Camus di Auto Hebdo che tra l'altro è scomparso di recente, per cui il giornalismo italiano per quanto riguarda le competizioni era decisamente Al top. molto ma molto avanti. E devo dirti che questa serie di fughe di notizie, di indiscrezioni, indispettiva parecchio Jean Todt, che per quanto riguardava il controllo delle informazioni della stampa era uno sempre molto attento, nel senso che alcune informazioni potevano destabilizzare i telaisti, potevano destabilizzare gli aerodinamici, potevano creare problemi ai motoristi e non voleva assolutamente che ci fossero spaccature di questo genere. Certo. Tanto che poi quando così nel corso degli anni ci fu anche un rimescolamento, l'ufficio stampa della Ferrari chiedeva sempre un report per vedere un pochino che cosa usciva e se erano notizie vere, se erano notizie false o se c'era qualcosa Certo. che è trapelato quando non doveva trapelare. Ecco, questo qui era un po' il gioco dell'epoca e del momento e questo praticamente, insomma, è stata una grandissima scuola, un bellissimo momento sia a livello professionale ma anche a livello sportivo perché succedeva di tutto di più. Ah, sì. Tra l'altro, Jean Todt cercava sempre di capire perché ci fosse queste cose, lui reagiva sempre in una maniera abbastanza stizzita, no? E tanto che a un certo punto eravamo ai test di Monza con Schumacher e Schumacher la prima cosa che fece arrivando in Ferrari imparò l'italiano. Per una ragione molto semplice, perché lui voleva capire che cosa succedeva e quindi non lo dava a vedere, ma lui capiva cosa dicevano i meccanici per capire se qualcuno diceva qualcosa alle sue spalle o se Ok, stessero arrivando a quindi certe. lui non lo parlava Però perché, però lo lo capiva capiva, molto bene. Ok. lo stava studiando. Lo stava studiando, no? E a un certo punto, visto che sulla stampa italiana, poi c'era il suo addetto stampa, che era un ex giornalista, Heiner Ok. Buchinger, detto Heinecker, perché insomma è facilmente comprensibile che non disdegnava un certo tipo di birra. A un certo punto mi prende da parte Schumacher, siamo nei box a Monza, mi dice: Ascolta, vieni con un attimo che dobbiamo fare quattro chiacchiere. Dico: Sì, dimmi cosa c'è. Voleva capire il perché dell'atteggiamento della stampa italiana nei confronti della Ferrari, perché spesso e volentieri la Ferrari invece che essere supportata aveva un fuoco di sbarramento molto forte. C'era per Certo. esempio il gruppo dei giornali romani, il Messaggero, roba del genere, o Repubblica, che ironizzavano, prendevano in giro, oppure magari altri giornali tipo Tuttosport. A un certo punto Schumacher voleva capire, anche noi di Rombo all'epoca eravamo un pochino quelli, tra virgolette, Sì, che un po' sulla Ferrari pungenti. eravamo molto pungenti, no? Tanto che Todd una volta disse che eravamo il peperoncino della stampa che dava sapore ai piatti, per cui fu un bel complimento. E allora io gli dissi praticamente che cosa succedeva a livello di comunicazione all'interno della Ferrari e del perché si comportavano in un certo modo. Al che Michael mi guarda e mi fa: Ah, ho capito.
If you wanna fuck me, I fuck you before. Cioè, se tu mi vuoi fregare, allora ti Certo. frego io per primo. Anche lui ha detto, sì, hai capito perfettamente che cosa sta succedendo. Perché mi ha detto, ok, non ti preoccupare, adesso ci penso io. E devo dire che da quel momento in poi ci fu un tipo di comunicazione molto diverso, che poi è sfociato in una cosa che è diventata un po' ridicola, che è un po' stato il prototipo della comunicazione di oggi, ovvero. All'epoca il direttore della Gazzetta, Candido Cannavò, voleva un inviato della Mitico. Gazzetta fisso su Maranello Ok. e prese un collega che abitava giù a Bologna e quindi dalla redazione di Bologna, tale Raffaele Della Vite, un grandissimo, bravissimo, devo dirti, personaggio eccezionale, seguiva praticamente sempre la Ferrari. Un altro era Alessandro Stefanini, che praticamente aveva la casa, si era trasferito all'esterno del Tornantino di Fiorano, probabilmente viveva lì, Ok. dormiva lì, mangiava lì, fu adottato dalle famiglie, insomma, tanto Certo. per dire. Il problema è che Raffaele Della Vite non capiva assolutamente l'inglese e Michael all'epoca parlava soltanto inglese. Ok. E allora, di fatto, per Ma evitare problemi, al posto di Heiner arrivò poi Sabine Tem, che è sì, la l'attuale bionda. anche assistente del figlio Mick Schumacher, quindi c'è un rapporto ultra ventennale tra Che è Sabine la e ragazza Michael bionda che Schumacher. si vedeva spesso dietro a col Sì, microfono, col microfono. esatto. E di fatto, per evitare problemi, cosa faceva? Quando Michael parlava in inglese o parlava in tedesco, lei registrava il tutto, dopodiché raccoglieva i giornalisti, sbobinava la registrazione, quindi dal tedesco lei traduceva in inglese e qualcun altro dall'inglese traduceva l'italiano per Raffaele Della Vite. Ok, ho capito. Solo che qualcuno se n'era approfittato, per cui alcuni giornalisti che Michael l'avevano visto soltanto in fotografia, nel corso del tempo hanno pubblicato delle grandissime interviste a Michael Schumacher dandogli del tu, pacche sulle spalle, mentre invece in realtà l'unica roba che facevano era quello di trascrivere la registrazione di Della Sabine. cam, Ecco. ok, ho capito. Esatto. Fintanto che poi a un certo punto si creò questo rapporto tra Raffaele e Michael Schumacher. Tanto che tutte le volte Michael cominciò a imparare l'italiano, perché disse: Raffaele, lo sto facendo per te, come bravo, perché io non capisco. Nel passare degli anni arriviamo finalmente ad Amburgo nell'98, mi pare, Ok. non sì, 98-99. Siamo lì ad Amburgo, una presentazione della Shell con Schumacher che faceva il benzinaio, c'ero io come inviato, c'ero la Lavite. E a un certo punto dalla vite guarda Michael e fa: Ehi, Busunessa, allora come va? Sei qua alla pompa? E lui: Sì, ciao Raffaele, tutto bene. A un certo punto mi si avvicina Michael da dietro, mi fa: Excuse me, ma what's mean Busunessa? Perché? Dico perché? Dice: Ma sai, tutte le volte Raffaele mi chiama Busunessa, Busunessa. A cui gli ho detto: Guarda che busunessa è un termine dialettale bolognese che vuol dire gay, omosessuale. A che a un certo punto si gira in mezzo alla sala, vedi Schumacher che corre in mezzo a tutti: Raffaele, Raffaele, io no busunessa, io normale, io no busunessa. Con Raffaele che mi fa: Ma va che era, ma perché gliel'hai detto? Ma statene zitto. Fantastica questa, molto Sì, bella, bella, guarda. bella, molto E carina. quindi oltre che l'italiano, Schumacher imparò anche il dialetto Vabbè, sì, un milanese e po' sì. bolognese e ci fu un ulteriore passo in avanti. Va bene, dai. Senti, Cica, ti lascio perché mi aveva incuriosito sta cosa del Gran Premio 96 di Monaco, ma poi insomma siamo andati un po' fuori tema. Siamo andati, E ma sì, tra allora l'altro te la ti devo racconterò. confessare una cosa, ti stavo registrando, per cui... Ah, pure. Quindi la chiacchierata nostra adesso diventa di dominio pubblico. Vabbè, allora. Esatto. Cioè, mi hai preso a tradimento, Vabbè, vabbè, dai, dai. non è che di solito siamo molto diversi da così, però insomma, Vabbè, dai, però, racconta. insomma, abbiamo fatto la chiacchierata al bar, abbiamo raccontato le cose dietro le quinte che magari Bravo. ci raccontiamo quando siamo a cena tra di noi, Va ecco. bene, dai. Cicca, senti, ti saluto, ti ringrazio e basta, buona giornata. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.